Oggi vi parlo della seconda lettura della vita di San Paolo. Siamo anche nell'anno dedicato a San Paolo, allora ogni tanto bisogna parlare di San Paolo. L'ultima frase dell'ultima. Il corpo è per il Signore. Allora significa che tu devi amare il tuo corpo, non devi avere complessi. Il tuo corpo appartiene al Signore, quindi ha un valore immenso. Ha un valore così grande che il Signore se lo ridonerà dopo che sarà distrutto. Questo stesso corpo, con questa pasta che tu hai, non un altro corpo. Infatti ti dice, Dio che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi. Allora dobbiamo avere cura della salute del corpo. Avere cura della salute vale tanto quanto la preghiera, la confessione, la cura della salute dell'anima. Come curiamo la salute dell'anima, spero, con la preghiera, con la confessione, con la messa, allo stesso modo curiamo la salute del corpo, perché il corpo non è mio, è del Signore, quindi per servire il Signore devo cercare di star bene il più possibile. Poi quando sarò malato lo servirò da malato, ma non devo ammalarmi perché non mi curo. I vostri corpi sono membra di Cristo. Il tuo corpo, il mio corpo, vale così tanto perché non è solo mio, appartiene anche a Gesù. Le mie mani sono le mani di Gesù. I miei occhi sono gli occhi di Gesù. La mia voce è la voce di Gesù. I miei piedi sono i piedi di Gesù. Vi ricordate cosa dice sempre San Paolo nella lettera ai Galati? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È Cristo che guarda con i miei occhi. È Cristo che usa le mie mani. È Cristo che cammina con i miei piedi. È Cristo che parla con la mia voce. È Cristo che ascolta con le mie orecchie. Tutto il mio corpo è suo. È Cristo che parla con la mia bocca, eccetera. E allora non può esistere alcun gesto fatto con nessuna parte del mio corpo che non sia amore, che non sia fatto solo per amore, che non sia fatto con amore. Ogni gesto che non è amore è impurità. E dice San Paolo, il corpo non è per l'impurità. Pensate voi ragazzi, Qual è la prima cosa che ti assicura, adesso le ragazze lo pensano per i ragazzi, qual è la prima cosa che ti attira quando ti innamori di una ragazza? La bellezza del suo corpo, è la bellezza. Se quella bella ragazza, pensa un po', una bella ragazza che si è innamorata, se quella bella ragazza incontra il Signore, cosa succederà? Succederà che non darà più importanza alla bellezza del corpo, ma solo a quella dell'anima? No, perché dice San Paolo, il Signore è per il corpo. Il Signore ama tutta quella ragazza, non solo l'anima, ma anche il suo corpo. Lo sai cosa succede a quella ragazza quando incontra il Signore? Vale anche per i ragazzi. Quella ragazza diventa più bella. Quella ragazza che era bella, incontrando il Signore, diventa più bella, di una bellezza più pura, più interiore, si vestirà con più armonia, con sobrietà, con semplicità, come i figli del campo, senza ricercatezze e frivolezze, ma con più gusto, con più bellezza. Una bella ragazza che incontra il Signore diventa più bella, di una bellezza che viene anche da dentro. È una ragazza brutta? Una ragazza brutta che incontra il Signore diventa meno brutta, perché nei suoi occhi, nel suo sorriso, nel suo modo di atteggiarsi c'è una bellezza, c'è un'armonia, c'è una freschezza che traspare. E allora è proprio vero, il Signore è per il corpo. Il Signore rende più bello un corpo bello,
e il Signore rende meno brutto un corpo brutto. Io sono brutto, ma adesso ho incontrato il Signore, sono un po' meno.